Partita. Ok. Allora, benvenuti a tutti a questo primo incontro che è un laboratorio su Mix and Match. Come sapete saranno tre incontri oggi, mercoledì e venerdì di questa settimana. Io, insomma, a grandi linee gli incontri saranno simili, quindi ci sarà una parte introduttiva molto breve, molto non troppo teorica, diciamo, ma che semplicemente illustrerà il tool e poi si passerà a lavorare. Ovviamente noi siamo qui per rispondere alle vostre domande. Allora, se riesco a condividere lo schermo, un attimo di pazienza. Partirei con qualche informazione molto molto sintetica sul tool. Ecco qua. Ok, riuscite a vedere il mio Sì, schermo? si vede, si vede. Ok. Allora, innanzitutto per avere qualche informazione sul tool che insomma, è un tool utilizzato dalla comunità di Wikimedia principalmente per abbinare informazioni che vengono da fonti esterne, fonti sul web, a delle entità, diciamo, a degli item di Wikidata. Queste informazioni le potete trovare su Meta. Meta è diciamo, un sito, un progetto di coordinamento di tutti i progetti Wikimedia. Basta andare appunto su meta.wikimedia.org e cercare Mix and Match, così come lo vedete scritto qui. Perché è interessante questa pagina? Perché vi dà appunto un minimo di storicità, diciamo, i motivi per cui è stato creato il tool, il contesto in cui è stato creato e soprattutto c'è un interessante post del suo creatore, che è il sempre attivissimo Magnus Manske, senza il quale, diciamo, tutti i progetti Wikimedia di base non ci sarebbero. Quindi quello che trovate su questa pagina è un po' la descrizione del tool. Parlavamo poco prima della call con Camillo, e dicevamo, appunto, Camillo mi segnalava che non è aggiornatissimo, questo è vero, però insomma almeno vi dà un po' di contesto. Per accedere al tool, l'indirizzo è questo che vedete, un attimo solo. È questo qui, mixandmatch.toolforge.org. Nella schermata principale, vedete, prima cosa che io sono, in questo caso, sono loggato. Normalmente qui ci sarebbe da loggarsi con la solita procedura. Immagino che già l'abbiate vista negli scorsi incontri. Semplicemente c'è scritto file login con Vidar, ci La cliccate stessa di sopra, Quick Statements. esattamente, La la stessa stessa di qui, Quick Statements. vi porta sulla pagina di MediaWiki dove vi chiede conferma della volontà di fare degli edit massivi. Questo avviene grosso modo per tutti i tool come appunto Quick Statement e Mix and Match, con cui è possibile fare una grossa quantità di modifiche, insomma, all'interno di Wikidata. Come si presenta? Si presenta, diciamo, recentemente un po' cambiata la homepage di Mix and Match. Innanzitutto vedete che sulla parte un po' più a destra vedete che è possibile cercare un catalogo. Ad esempio, diciamo, io sono un po', come dire, monotematico. Posso cercare Share Catalog e mi vengono mostrati i due cataloghi in cui è stato spezzato, diciamo, il catalogo caricato di Share Catalog, oppure appunto ce ne sono tantissimi, quindi sono, credo, attualmente oltre intorno a 5.000, insomma, se non sbaglio, per cui Meno avete un po' meno di 5.000. 3.500, 4.000 direi. Ok, quindi vengono quelli che vengono cancellati, non, diciamo, non viene recuperato quel valore. No, non viene recuperato. Ok, quindi potete fare la ricerca di un catalogo specifico. Se
immaginate che esista, insomma. In ogni caso, gli ultimi che sono stati caricati li vedete qui, sotto la barra di ricerca. Sul lato sinistro, appunto, vedete come vengono raggruppati questi cataloghi. Vengono raggruppati nel momento in cui vengono caricati sotto un'etichetta, sostanzialmente, a seconda della tipologia dell'ambito, diciamo, in cui sono stati creati. Ce ne sono tantissimi, perché Mix & Match in realtà, appunto, è un tool che consente abbinamenti con Wikidata, ma non solo per umani. Quindi all'interno, appunto, potrete trovare cataloghi che vanno dai manufatti, dalle opere d'arte, dai luoghi, a vocabolari controllati, ad esempio. Per cui c'è solo, appunto, l'imbarazzo della scelta per poterci giocare. Nasce un po' come un tool per avvicinare in maniera, come dire, si può dire, per gamificare un po', insomma, per avvicinare in maniera giocosa, diciamo, a Wikidata. Una cosa interessante la potete vedere a partire da questo menu a sinistra, in alto, e sono sicuramente le modifiche recenti, sicuramente, appunto, una cosa che se riusciamo a farvi vedere, probabilmente ve la farà vedere Camillo alla fine, è la possibilità di creare attraverso Mix & Match dei nuovi item, e poi tutta un'altra serie di operazioni, fra cui questo gruppi principali, che credo adesso sia anche sotto, sì, infatti, c'è un link anche sotto, che è un modo un po' astratto, però utile, collazionare alcuni cataloghi che possono essere stati etichettati in maniera differente, come biografie, come opere d'arte, come eccetera, in un unico, in dei contenitori, sostanzialmente. A partire da questi contenitori, appunto, vengono raggruppati questi cataloghi da cui vi potete muovere più facilmente. Ad esempio, io ho scelto per farvi un brevissimo esempio questo, il Dizionario degli Artisti, che è un catalogo a cui sono particolarmente legato, perché è fatto veramente molto bene, molto, molto utile come fonte per chi lavora, appunto, con le biografie degli artisti in particolare. Questo è il modo, cioè questo è come si mostra, diciamo, il dettaglio di un catalogo di Mix & Match. La prima cosa che vedete sono le percentuali degli item che sono stati abbinati, sia in maniera manuale, dove per manuale, correggimi se sbaglio Camillo, si intende anche gli abbinamenti ausiliari, diciamo quelli che vengono aggiornati sulla base di abbinamenti esistenti all'interno di Wikidata, sia gli abbinamenti automatici, che invece vanno confermati manualmente attraverso un tasto che vedremo fra un attimo, sia, appunto, la percentuale di quelli non abbinati. In questo caso, vedete, su 3.300 diciamo identificativi, ne sono stati abbinati 51% manualmente, 16% automaticamente, che vanno confermati, e il 32% non lo è. Scendendo un po', vedete anche che tipo di lemmi ci sono. Appunto, stiamo parlando in dizionario degli artisti, quindi parliamo principalmente, in maniera totale, diciamo, quindi di Q5, di umani, e poi vedete chi sono gli utenti e quanti abbinamenti hanno fatto su questo tipo di catalogo. Sugli abbinamenti manuali credo che ci sia non tanto da dire, vi posso fare vedere la schermata appena la carica. In questo caso l'unica opzione che avete è fare una rimozione nel caso in cui notate, diciamo, un abbinamento errato, già avvenuto, insomma. Quella che mi sembra più interessante è l'operazione di abbinamento automatico. Perché? Perché potete interagire in maniera un po' più intensa, insomma, cioè, quindi o confermando e rimuovendo, e considerate che, appunto, la conferma vi vale come edit dentro Wikidata, quindi come un edit dentro Wikidata, ammesso che esista una proprietà collegata a questo catalogo, e da action vediamo che c'è in questo caso. Possiamo, appunto, confermare o meno degli abbinamenti. Questo ve ne faccio vedere giusto qualcuno per farvi rendere conto. Allora, ad esempio, questo, no? Specialmente all'inizio, un modo che potete utilizzare per avere la conferma che non state facendo un errore di abbinamento è quello di andare a vedere su
Wikidata, quindi questo in azzurro, e sul catalogo, da, diciamo, caricato su Mix & Match in termini tabellari, ma che poi ha un link verso un attimo, scusatemi che ho perso la scheda, perché sto coso non se ne va. Allora, facciamo così. Ok. Potete andare a vedere appunto la biografia su questo, sul dizionario degli artisti di questo artista. Nel caso specifico, io vedete che c'è una discrepanza fra quello che dice il dizionario degli artisti in nei termini della data di nascita e quello che c'è su Wikidata. Questo è un controllo che io ho già fatto, però ovviamente, specialmente all'inizio, vi consiglio di farlo. Ho verificato che si trattasse effettivamente della stessa dello stesso artista, quindi io vado a fare conferma. Ok, vedete che a questo punto io ho fatto un edit sostanzialmente. Negli abbinamenti automatici trovate appunto anche situazioni sicuramente più diciamo controverse. Ad esempio, questo è un caso classico, no? Vedete che c'è appunto il Cherubini Giuseppe del dizionario degli artisti, che è nato ad Ancona nel 1867. E appunto è morto dopo il 1946, mentre diciamo l'abbinamento automatico fatto su Wikidata riguarda appunto un poeta settecentesco veneziano. In questo caso vado a effettuare un remove. Ok, questo non mi impedisce poi di effettuare un edit, e ve lo faccio vedere magari con quest'altro, con quest'altra entry automatica. Allora, vedete che notiamo subito che c'è qualcosa che non va. Innanzitutto, il Cherubini Andrea del dizionario degli artisti è un artista attivo fra il 1865 e il 1885. Vediamo se lo riusciamo ad aprire senza la barra di... Io litigo a volte con la barra di Zoom. Allora, sappiamo, ve lo ingrandisco un po', che è un artista attivo fra 1865 e 1885. Mi serve qualche informazione in più. Immagino che non sia la stessa persona, perché l'Andrea Cherubini a cui è associato automaticamente è un ricercatore. Però per sicurezza vado ad aprirmi l'elemento di Wikidata. Appunto mi dice che è un ricercatore e mi dice appunto che uno dei suoi datori di lavoro è il CNR fra 2010 e 2018, quindi stiamo chiaramente parlando di due persone differenti. Quindi direi che questa associazione è sicuramente da rimuovere. Quando rimuoviamo, vedete che però io ho ancora la possibilità di effettuare delle operazioni. Una di queste operazioni è indicare, nel caso esista su Wikidata, l'elemento corrispondente per Andrea Cherubini pittore. L'Andrea Cherubini pittore su Wikidata, andiamolo a prendere, pittore italiano, è questo qua. Allora, quello che ci dice il dizionario degli artisti è aperto una scheda di Cherubini, non si vede, si vede ancora Mix & Match. Ok, aspetta, provo a allora. Scusa se ti ho interrotto. No, scusami tu. Allora, voglio vedere se riesco a spostarmi questa barra di coso. Allora, nascondi controlli riunione mobili, credo che sia. Ok. Sì, scusatemi, come dicevo, ecco, faccio un po' a cazzotti con la barra di Zoom. Allora, in Wikidata, quindi vi dicevo, mi vado a cercare questo Andrea Cherubini, pittore italiano. Riapro anche la pagina di Dizionario degli Artisti, dove ho appunto alcune informazioni. Non ho delle informazioni così complete come Wikidata, nel senso che non ho su Wikidata una data di nascita, credo, sì, anche se non senza una fonte, una data di morte, mentre nel dizionario degli artisti ho, diciamo, un range, diciamo, dell'attività di questo autore. Allora,
partendo da anche per esempio dalla biografia di Wikipedia che esiste rispetto a questo, questo pittore, posso andare a verificare, diciamo, in maniera empirica, insomma, se si tratta della stessa persona, cioè quali sono i suoi temi, cioè che non sia un'omonimia sostanzialmente. Una volta che ho verificato, come ho fatto, diciamo, senza farvi perdere troppo tempo, che si tratta della stessa persona, io non faccio altro che prendere l'identificativo di Wikidata e lo inserisco in indica elemento. Una volta che ho fatto questo, vedete che c'è un nuovo abbinamento. Ok, quindi l'ho abbinato al corretto Andrea Grubini. Come sono arrivato a questa... Non ho dedotto, diciamo, questa informazione esclusivamente da Wikidata, ma ho usato, ad esempio, le fonti di Wikidata. Una delle fonti di Wikidata era il dizionario degli artisti di fine 800 di De Gubernatis, che mi dà una serie di informazioni sul tipo di opere, fra cui appunto le vedute marine, appunto fra cui una credo che sia anche in Commons, che è l'archivio multimediale su cui i progetti Wikimedia si basano. Allora, queste sono alcune delle operazioni di base che potete fare con un catalogo. Se vediamo se, giusto per farvelo vedere, vedremo che se non ne sono state fatte molte, eccola qua, nelle modifiche recenti trovate anche quindi questa mia associazione. Un altro catalogo che mi faceva piacere farvi vedere era appunto, ci sono andato giusto un secondo prima, era... ACNP, il catalogo quindi nazionale dei periodici. Come vedete, anche in questo caso abbiamo le statistiche di abbinamento e degli item non abbinati, e ve lo faccio vedere anche per farvi vedere un'altra funzione secondo me molto 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 utile, cioè che è quella di poter cercare un elemento solo a partire da un singolo catalogo. Cioè, mentre in questo cerca che trovate qui sopra, io posso cercare attraverso appunto una forma normalizzata, attraverso il nome e cognome, un item in tutti i cataloghi presenti su Mix & Match, qui ho fatto esclusivamente una ricerca in ACNP, dicevo. Ovviamente mi sono fatto giusto un esempio, vediamo se me lo fa vedere. La ricerca interna di Mix & Match è notoriamente lenta, nel caso non vi preoccupate, a un certo punto arriva. Ok, sì, questo è uno dei pochi, sinceramente, problemi che è facile trovare con questo tool, credo, e questo appunto vorrei una conferma da Camillo. A volte si è talmente carico, immagino, per la presenza di più utenti contemporaneamente, che è praticamente impossibile utilizzarlo. Basta avere un po' di pazienza, aspettare un po' e poi è possibile, sì, usarlo. Credo non tanto la presenza di più utenti quanto il caricamento di cataloghi molto grosso. Ok. Scusatemi, devo attaccarmi un attimo all'alimentazione. Ok. Allora, come vedete, in questo caso appunto esiste un abbinamento automatico fra rivista di difesa sociale presente in ACNP e rivista di difesa sociale, rivista scientifica in Wikidata. Ci sono vari modi in cui, un po' gli stessi di prima, in cui che posso utilizzare per verificare che si tratta della stessa rivista. Ad esempio, gli identificativi presenti nell'item, la rivista l'item della rivista è molto molto scarno e va sicuramente migliorato, ad esempio appunto a partire dal titolo, che dice espresso in inglese ma non lo è, come vedete, espresso in italiano. Posso usare gli identificativi, visto che non ne ho altri, non ho un ISSN, in particolare si tratta di una rivista della fine degli anni 40, per vedere se stiamo parlando della stessa cosa. Appunto, uso l'identificativo della Biblioteca Nazionale di Medicina e ACNP. Da anno a anno, questo è un ottimo strumento, diciamo, per capire se stiamo parlando della stessa rivista, ed effettivamente è quella. Quindi in questo caso io vado su Mix & Match e confermo l'abbinamento. Quindi in questo caso ho fatto una ricerca specificamente per un tipo di item. Un modo
simpatico, che purtroppo non funziona benissimo su tutti i cataloghi, però su molti sì, è quello di usare lo strumento visuale, il Visual Tool. Il Visual Tool perché è utile e... Perché è utile? Perché sostanzialmente vi mette a confronto, diciamo dividendo la pagina, l'item sul catalogo, cioè sul catalogo di partenza, quindi sul sito web da cui è stato caricato il catalogo, e nel caso in cui trovi un possibile match, infatti vi consiglio di utilizzare questo flag per migliorare, diciamo, la vostra qualità di gioco, diciamo, con il Visual Tool, vi mette a confronto appunto quello che vedete su, in questo caso, ACNP, e quello che vedete su Wikidata. Nel nostro caso, allora, European Community Information Service, e stiamo parlando di due cose differenti. Vedete qua, in particolare, Information Service, no, stiamo parlando probabilmente appunto di dei match che ci riportano fuori pista, diciamo, nessuno di quelli che mi sta mostrando qua sembra una rivista, anche se devo dire non carica la descrizione, questo significa che Mix & Match si sta imballando in genere. Proviamo ad andare un po' avanti. Diciamo, qui c'è un notevole flooding con questi titoli di riviste, mm-hmm. Mi sa che c'è poco da fare. Sì, devo dire che fino a mezz'ora prima del... No, ma diciamo, al di là del fatto che la descrizione, secondo me, con i titoli di riviste è drammatico. Ecco, questa però forse l'ha beccata. Questa l'ha beccata, questa credo che sia la stessa, rivista Transilvania, sì, penso di sì. Sì, università, vediamo se abbiamo qualche informazione. Mi pare la stessa, vediamo, abbiamo anche un ISSN ed è lui, vedete? E quindi io vado a cliccare su questo tasto verde per fare un'associazione. Allora, questo, diciamo, era il grosso di quello che vi volevo far vedere senza perdere troppo tempo ancora. Non so se è il caso, secondo te, di aggiungere qualcosa, Camillo, prima di passare alla pratica. Che dici? No, io passerei alla pratica. Ok. Ok. Tu hai qualche esempio su cui lavorare? Sì, io avevo preparato un catalogo su cui far lavorare i nostri partecipanti. Ok, quindi ti lascio l'audio. Sì. Okay. Allora, vado con la mia condivisione schermo. Ok, dunque, allora, io ho preparato questo catalogo, cioè, preparato, insomma, ho pensato che si possa scegliere questo catalogo su cui lavorare, vi mando anche il link in chat per facilità. Allora, vediamo, ecco, quindi devo subito interrompere la condivisione mandando il link in chat, ok, e poi la riprendo. Allora, la mia idea è la seguente. Visto che voi tutti dovreste essere iscritti qui, vedete questa lista in cui vi siete iscritti, vedete che questa lista è numerata, ora la numerazione ci tornerà utile, quindi adesso faremo uso di questa numerazione. Se noi adesso entriamo negli abbinati automaticamente, attendendo che si carichino, ok, vedete che gli abbinati automaticamente sono numerati in diverse pagine, ogni pagina dovrebbe contenere 50 casi, quindi io vi direi di portarvi ognuno sulla pagina, e vabbè, questi qua sono i problemi di caricamento, di portarvi ognuno sulla pagina degli abbinati automaticamente corrispondente al vostro numero nella lista. Quindi io ad esempio non sono in lista, quindi mi aggiungo ora e sarò il numero 11. Così vi mostro anche come ci si aggiunge in lista. Ecco, qui vedete che anzi sarò il 12 perché vedete che Stefano si è appena aggiunto. Io mi porto sul 12, ricordiamo come si firma, il terzo tasto da sinistra, firma e data, clicco e poi
salvo, pubblica le modifiche. E ad esempio adesso io mi sono aggiunto, quindi riporterò sulla pagina 12 dei nostri abbinati automaticamente. Adesso mi facilito la cosa agendo direttamente sull'indirizzo. Ok. Ecco, sono a pagina 12, mi vedete a pagina 12, e comincerò a confermare o rimuovere gli abbinamenti. Ad esempio questo mi sa già che probabilmente è corretto. Vedete che io non ho qui dati, non ho dati su cui basarmi, perché purtroppo le informazioni del catalogo sono povere, non ho date, non ho niente, per cui vediamo un po' come si fa in questi casi con un esempio. Io entro nell'ID del catalogo. Questo è un catalogo di una biblioteca, quindi ci sono connessi dei record bibliografici. Entro nei record bibliografici. Mi ricordo questo titolo, Lascaux Inconnu. Poi ritorno sul mio catalogo, entro nell'elemento di Wikidata. Aggiungo un'etichetta in italiano, già che ci sono. E poi scendo fino al VIAF, oppure lo cerco nella pagina direttamente, ecco, scendo fino al VIAF e entro nel VIAF per vedere se c'è corrispondenza nei record bibliografici. Questo è il VIAF. Devo cercare un Lascaux Inconnu, vediamo se c'è. Eccolo qua, Lascaux Inconnu. Quindi questa è chiaramente la stessa persona, torno su Mix and Match e confermo l'abbinamento, mentre ad esempio questo abbinamento qui, Jacques Alain con Alain Jacques Guillou, questo è chiaramente un abbinamento errato, perché qui abbiamo nome e cognome, mentre qui ci sono due nomi seguiti da un cognome, quindi questo lo posso rimuovere senza nemmeno fare dei controlli. E vado avanti così per una 15-20 minuti. Così che ognuno appunto guarda la propria pagina di abbinato automaticamente, sceglie i match da verificare e i match da rimuovere. Se avete qualunque dubbio lo manifestate e noi proviamo a rispondervi, proviamo anche a vedere insieme il caso, se avete un dubbio se sia la stessa persona o meno, che può essere sempre un esperimento interessante. È tutto chiaro? Ci sono domande? Io intanto magari tolgo la mia condivisione schermo. Se non ci sono domande... Ci sono domande? Vediamo. No. Pare di no. Allora, proviamo a cominciare a lavorare individualmente e vediamo cosa succede. E poi... diciamo ai 45 quando ai 45 possiamo mostrare qualcosina d'altro relativo a Mix and Match, ma in realtà appunto il grosso del lavoro che si fa è effettivamente confermare o rimuovere i match automatici. Poi vedremo cosa si fa invece con i match, con gli unmatched, con quelli che non hanno un match scelto da Mix and Match, e quindi come si gestiscono questi casi.
Scusami Camillo, sono Elena. Poi potresti ripetere come hai fatto a fare il controllo che fosse la stessa persona su questo Svenka Institute? Nel senso che io vedo, hai detto che hai fatto un controllo sul VIAF. Sei muto, Camillo? Camillo o è muto o addirittura ha Sei perso muto? la rete? No, no, direi che si Ci muove, quindi esiste. Elena, sono, ci ecco, sono. perfetto. Vai. Allora, adesso vediamo un altro esempio. Dunque, Grazie. Nils Gustav Geival, o come si pronuncia in svedese. Vedi, ci sono i record bibliografici, no? Io mi guardo i record bibliografici. Ok, Troy, questo qua archeologo, molto interessante. Ora vado nell'elemento di Wikidata. Di solito l'elemento di Wikidata ha un VIAF, allora zoologo, osteologo, ok. Vado fino al VIAF, adesso andiamo a scorrimento. Qui c'è il VIAF, vedete sempre il primo degli identificativi. Entro nel VIAF e cerco nel VIAF che ci sia almeno uno, diciamo almeno uno, dei libri presenti nel nostro, quindi ad Ok, mi esempio. ero perso un pezzo. Credevo trovassi il VIAF direttamente nel Ecco catalogo qua, svedese, ma Lerna. sarebbe stato troppo comodo. Lerna, Esatto. eccolo qua. Se ci fosse, guarda, se ci fosse il VIAF all'interno del catalogo, se ci Non fosse. staremmo qui a fare mix and match su questo catalogo. No, Esatto. semplicemente. Tutte le entry che avevano un VIAF sono già state matchate automaticamente da Mix and Match sulla base del VIAF. Sì. E quindi noi lavoriamo su tutto ciò che evidentemente nel catalogo è carente, quindi non può essere abbinato dalla macchina con sicurezza. Sì. Purtroppo a noi restano i casi più difficili, ma è normale, fa parte del discorso del lavoro intellettuale del collegare dove la macchina non arriva, ci deve essere l'intelligenza umana, se no. E finché ci sono questi casi avremo lavoro, di sicuro. Poi Guarda vedremo. che secondo me, come sai che dico sempre, il catalegatore è il futuro, eh?
Già che ci siamo, faccio notare che in questo caso che abbiamo appena visto, Wikidata fa un servizio interessante al catalogo che ha una triplicazione della persona. Vedete? Qua sono all'interno dell'elemento di Wikidata. Questo è ciò che mi dà il mix and match gadget. Ecco, il mix and match gadget, di lui si era parlato nell'evento su... cioè nell'incontro sui gadget e sul CommonJS che ritrovate registrato su YouTube. Comunque appunto il Mix and Match Gadget è quel gadget che si attiva nel proprio CommonJS e che permette di vedere le entry abbinate a un elemento o anche in questo caso abbinate automaticamente all'elemento, quindi queste qui che vedete con la spunta sono tutte abbinate con sicurezza. Se invece ce ne fossero alcune abbinate non con sicurezza, sarebbero, vediamo un esempio, sarebbero, no, vabbè, vediamo poi un esempio, semmai. Ecco, in questo caso vedete la triplicazione di ISV Roma, cioè un ID ben fatto con anche le date, che è stato abbinato automaticamente da Mix and Match, e poi ci sono due ID, uno così e uno con la forma col W, che invece li ho abbinati io sulla base delle opere. Che si riflettono in una triplicazione, esattamente qua giù. Eccoli qua. Vedete? 1, 2 e 3. Una volta che io abbia un contatto con la biblioteca, ovviamente due verranno fatti fuori e anche su Wikidata verrà pulito. Però appunto, ecco, qua vedete l'importanza del servizio che l'utente che fa i match attraverso Mix and Match rende alla comunità e anche appunto alla biblioteca. Ecco, ad esempio, se io trovo che esiste anche la forma col W, è importante che sia presente tra gli alias, vedete? Io adesso la aggiungo tra gli alias in italiano e in inglese, perché è un punto d'accesso importante. Magari mostro anche un altro caso. Questo è un caso interessante perché si tratta di un elemento che non ha un VIAF. Può capitare, eh? Questo è un elemento che non ha un VIAF su cui io sono arrivato perché c'era un match tra questo qui e, mostriamo l'ID, questo qua, vedete, Hans Olof Boström, credo. 5 record collegati. Io guardo i 5 record che sono... questi 1, 2, 3, poi ce ne sono altri due sotto. Questo elemento, di solito gli elementi che non hanno un VIAF esistono perché nascono grazie a Wikipedia. Infatti qui c'è Wikipedia in svedese, la vedete? Qui c'è Wikipedia in svedese e io ho constatato che c'era una corrispondenza tra, ad esempio, Bror Hirt, questo libro qui, e uno dei libri che cita Wikipedia in svedese. Quindi qui il match è sicuro, io ho fatto il match... Vedete che ho fatto il match, l'ho aggiunto. Adesso però devo cercare il VIAF. E quindi in questo caso sono io che vado a cercare il VIAF, l'ho già trovato in questo caso, vedete. Me lo copio, mi incollo qui il VIAF. Aggiungo anche che è scritto in svedese, già che ci sono. Poi ricarico la pagina. Vedete che adesso ho il VIAF. E estraggo dal VIAF tutte queste belle cose qua. Estraggo tutti gli altri identificativi dal VIAF attraverso More Identifiers. Come attivare More Identifiers? L'abbiamo visto anche questo in quel famoso incontro su preferenze CommonJS. Quindi adesso io sto aggiungendo identificativi dal VIAF e poi, ad esempio, cercherò di aggiungere un'occupazione e una data di nascita, che al momento sono assenti. Quindi, ad esempio, entro nella BNF... Questa è la BNF, il catalogo francese, storico dell'arte del 42. Ok, molto bene. Quindi adesso io vado ad aggiungere anche queste informazioni, lo mostriamo già che ci siamo. Allora, storico dell'arte.
Vedo che poi Stefano ha alzato la mano. Una cosina sola, quando vuoi. Sì, sì. Ah, no, forse la data di nascita c'era già, vediamo. Ah, c'era XX secolo, ecco, questa si può... Sì? Dimmi, vai. No, semplicemente che io non ho visto, e quindi potrebbe essere che lo Zoom non me l'ha passato, che siano stati esauriti tutte le creazioni di link tramite More Identifiers, quando tu sei uscito per lavorare sulla data, eccetera, no? Sì. Non bisogna interrompere uscire dalla pagina perché sennò si perdono. Magari tu l'hai fatto, ma non si è visto. Ho atteso so che finisse di aggiungere. Esattamente, sì. Ma non è arrivata l'immagine. Oh, ecco, qui vedete anche un'altra cosa molto bella, cioè che mi è comparso il box di Mix and Match. Da Mix and Match, ad esempio, qui vedete che la data coincide, il VIAF coincide, quindi posso abbinare il NUCAT, posso abbinare anche il Celebre, vedete c'è coincidenza di data, e invece questo è chiaramente un'altra persona, questo è un giocatore di hockey che quindi rimuovo, poi anche questi tre sono corretti sicuramente. E adesso, volendo, potrei, già che ci sono, verificare questi altri quattro che mi restano. 1, 2, 3 e 4. Lo mostriamo velocemente, giusto per concludere questo esempio. Questo appunto è un esempio del potere di Mix and Match, cioè di come, partendo poi da un catalogo, ne abbino anche altri già che ci sono. Che è una cosa che poi giova a tutti, ad esempio. Vediamo, questo è quello sloveno. Ecco, museo, vedete, adesso... anche senza andare a verificare, cosa che comunque tendenzialmente dovrei fare, la corrispondenza esatta del libro, vedete, storico dell'arte, museo, mi pare abbastanza chiaro. Qui si parla di Kunst, arte, monumental, Malaren, dipinti monumentali, io non so lo svedese, però ho imparato qualche parola, quindi questo è l'australe ed è ok. Diamo un'occhiata anche agli altri due. Museo olandese. Miniatura, sì, quindi questo è ok. L'ultimo, American Academy in Roma, sì. Beh, questo lo possiamo controllare, Fünfegerer, ma mi pare di averlo visto. Coincideva con quello dell'Olanda. Era. Quindi verifichiamo tutto. E a questo punto manca solo una cosa da fare, e cioè aggiungere il riferimento a questo 1942 che vedete è senza riferimento, e aggiungerlo, già che ci siamo, anche a storico dell'arte, quindi adesso vado sulla BNF, che avevo usato come fonte, vedete, copio il riferimento, lo copio qui col tastino, e lo vado a incollare su storico dell'arte, vedete che si illumina di rosso, e su 1942... E poi le descrizioni ci sono già, quindi questo è un esempio compiuto. Questo è un bellissimo esempio, vedete qua ci sono tutti i match fatti, quindi un bellissimo esempio di come si può usare Mix and Match, che ovviamente non è solo Mix and Match in quanto piattaforma, ma è anche il Mix and Match gadget, che permette di fare cose, diciamo, sempre poi con riflesso su Mix and Match, complementari a quelle che potrei fare usando semplicemente Mix and Match come piattaforma. Ok, allora interrompo la condivisione a questo 47. Punto. Sì, esatto. Se non ci sono, diamo un attimo di spazio a domande eventuali, anche su quello che ho mostrato adesso. Se ci sono sorti dubbi nel mentre che facevate i match. Se non sono sorti dubbi, allora passerei all'ultima parte di quello che volevamo mostrare, e cioè appunto la famosa questione di che cosa me ne faccio degli unmatched. Quindi adesso mostriamo cosa ce ne facciamo degli unmatched, ritorno in condivisione e vediamo un esempio. Allora, io sono sul catalogo, no? Vedete che c'è un 33,4% di non abbinati.
proviamo anche ad entrarci dentro giusto per vedere cosa si trova qui dentro. Vedete, molta roba non ha date, alcuni ce le hanno le date in realtà, alcuni le hanno. In certi casi, attenzione, con Mix and Match queste particelle come sir, eccetera, interferiscono molto. Quindi, ad esempio, in questo caso potrei provare a cercare su Wikidata senza il sir e magari viene fuori, non è detto, eh? Potrebbe essere lui, controlliamo, vediamo un po'. L'etichetta in latino è molto interessante. Oh, questo qua è lui, vedete, 1883. Questo è chiaramente lui, quindi questo l'ho beccato così. Queste particelle sir, tutti i titoli, anche santo, vescovo, arcivescovo, ecco, vedete che questo è un match sicuro comunque, con data, eccetera. Dovrei aggiungere l'alias, ecco, qui manca sicuramente un alias. Potrei aggiungere anche l'alias con sir, che di solito non ci sono, ma è bene aggiungerli. Aggiungo l'etichetta in italiano, aggiungo anche l'alias in italiano, già che ci siamo, in tedesco. Ecco, gli alias sono fondamentali, perché se ci fosse stato l'alias Sir Edgar Forsdyke, Mix and Match l'avrebbe beccato. Non l'ha beccato perché non c'era quest'alias, quindi ora che l'ho aggiunto, Mix and Match lo beccherà. Notiamo che, ad esempio, anche questi qui sono probabilmente corretti. Ad esempio, il direttore del British Museum, vedete che coincide con questo qua. Vedete, British Museum, quindi questo l'ho beccato. Secondo me anche questi tre si potrebbero verificare, però anche, ecco, Biblioteca Nazionale Greca, guardate, 83, sir, quindi anche questo si verifica. Ok, bene. Quindi, ad esempio, questo l'abbiamo beccato così. Però molte cose non si beccano così e quindi bisogna usare altri metodi. Molti di questi elementi sicuramente vanno creati, se no non sarebbero qui. Quindi vediamo come si creano elementi da Mix and Match. Ora, un metodo molto facile è cliccare su questo link rosso, nuovo elemento, lo vedete. Ogni entry di Mix and Match ha a fianco questo link nuovo elemento, che permette di creare un nuovo elemento a partire da essa. Tendenzialmente io sconsiglierei di farlo, perché ci sono metodi, cioè nella maggior parte dei casi sconsiglierei di farlo perché ci sono metodi più efficaci. In particolare conviene creare un nuovo elemento a partire non da una singola entry di Mix and Match, ma da più entry contemporaneamente. Adesso vediamo come si fa a creare un elemento di Mix and Match, un elemento di Wikidata a partire da più entry di Mix and Match contemporaneamente. Quindi io vado su, mettiamo che io sono sulla pagina principale del catalogo, vedete, questa è la pagina principale, vado sempre su Action e vado su questo link nomi in altri cataloghi che c'è in grassetto. Ora qui vedete, mi viene presentata una lista di entry che non sono abbinate con nomi che appaiono in altri cataloghi. Ad esempio, io posso scegliere una entry non abbinata. Vedete, questa è una entry del catalogo. Se io ci entro dentro, questa è una entry del catalogo. Ok, Francesco Fornari, nato nel 1888, è presente in fino ad 8 cataloghi, che potrebbero essere omonimi, potrebbe essere lui. Adesso proviamo a vedere cosa succede. Io entro su questo link blu, vediamo un po', entro in questo link blu, attendo che si carichi, gli do un attimo di tempo, ovviamente. Oh, benissimo, benissimo. Allora, mi viene fuori questa lista di cose. Allora, adesso ci ragioniamo sopra. Vedete che mi dà un match che è molto probabilmente errato. Dario Francesco Marchese Fornari. Possiamo provare a vedere chi è questa persona, ma secondo me questo è un match errato. Si sposa nel 1889. Quindi se è nato nel 1888 non può sposarsi nel 1889, quindi rimuoviamo sistematicamente questo match per pulire un po'. Quindi puliamo un pochettino, via, 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 e direi via. Anche sì, questo qua l'ho tolto. Vedete, abbiamo già un elemento di Wikidata relativo a un Francesco Fornari, però è un Francesco Fornari nato nel 18 e morto nel 2003. Vediamo un po' cosa sappiamo di lui. Non sappiamo moltissimo, ad occhio e croce, nato nel 18, morto nel 2003, c'è una voce di Wikipedia. Cosa ci dice? Un po' di avvisi, innanzitutto, imprenditore,
mi sa che non ha scritto granché, imprenditore, perfetto, ok, teniamo conto che esiste. E adesso torniamo su, sulle nostre entry. Vedete che noi abbiamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entry, di cui 1, 2, 3 e 4 dicono che è nato nel 1888. Il PUSC ha un VIAF. Adesso vediamo cosa c'è nel VIAF. Adesso cerco il VIAF. Ok. Ok, questo è il VIAF. Questo è il VIAF che c'è nel PUSC. Vedete che anche qui c'è 1888. Quindi anche questo è buono. Stessa persona. Ora cerchiamo di capire le ultime... Questo, lo stesso VIAF che c'è nel PUSC c'è anche in SHARE, quindi anche questo è la stessa persona. Cerchiamo di capire cosa c'è in per sé, giusto per vedere se riusciamo a capire chi è. Allora, in per sé ci sono articoli, quindi ok. Scuola francese a Roma... Archeologo, articolo del 16. Probabilmente lui, vediamo un po'. Sì, questo qua ha scavato a Roma. Vedete che ha scavato a Roma? Scavato a Roma. Quindi anche questo è la stessa persona. Quindi tutti e sette sono la stessa persona. Ora io vado a creare l'elemento. Crea un nuovo elemento per quest'uomo. Adesso Mix and Match è stato avviato e sta lavorando alla creazione di un nuovo elemento che vedete nasce. E nasce già molto bene. Anche veloce, in altre occasioni è meno rapido. Nasce molto bene, ora ci entriamo dentro e lo dobbiamo sistemare, è nostro obbligo morale e non solo morale sistemare questo elemento. Vedete che ha già tutte le sue etichette, sappiamo che è un umano che è nato nel 1888 e che è morto nel 1919, abbiamo già il VIAF, dal VIAF possiamo aggiungere ISNI, RERO e WordCat, quindi li aggiungiamo. Aggiungiamo che è di sesso maschile, aggiungiamo che ha scritto in italiano, verosimilmente era anche cittadino del Regno d'Italia, mi pare abbastanza sicura come cosa, è molto giovane, 31 anni direi, possiamo aggiungere volendo nome e cognome, anche se non è una cosa fondamentale, perché se no lo fa probabilmente un bot, però se vogliamo possiamo aggiungere nome e cognome così. Ecco, sarebbe molto interessante avere una fonte per l'occupazione. Ora, io ho capito che è un archeologo, però cerchiamo qualche informazione in più, magari la troviamo. Allora, cerchiamo su Google Francesco Fornari, 1888, vediamo se troviamo qualche informazione in più su di lui. Oh, questa è un'informazione bellissima. Vedete il primo risultato? Vedete il primo risultato? Bollettino d'arte beniculturali.it, nel momento in cui si carica... Oh, perfetto. Questo è un necrologio, ci dispiace, però questo è un necrologio datato, credo, 1919, spero almeno. Non c'è scritto? Mi sa che non c'è scritto, però... sì, c'è scritto qua in alto, 1919 supplemento 1.4, perfetto. Ecco, qui abbiamo, ad esempio, qui abbiamo molte informazioni utili. Abbiamo innanzitutto una data di nascita, una data di morte precisa. Abbiamo una data di morte precisa, il 16 marzo, quindi cominciamo ad aggiungere informazioni ulteriori. Questo è un passaggio fondamentale che rende Wikidata fondamentale, cioè questo è il passaggio in cui Wikidata supera tutti gli altri cataloghi. Quindi cominciamo ad aggiungere, allora, 16 marzo, io non tolgo 1919, che comunque è attestato in alcune fonti, ma aggiungo un nuovo valore con classificazione preferita, quindi 16 marzo 1919. URL di riferimento consultato il oggi. Buono. Poi abbiamo la data di nascita precisa, 19 gennaio 88. 19 gennaio 1888. Abbiamo il luogo di nascita che è Napoli e abbiamo ovviamente il fatto che era un archeologo, no? Soprintendenza, sì, docente di archeologia, certamente, archeologo. Poi aggiungo, questo è molto importante, descritto nell'URL, ci metto questo indirizzo, che è in italiano, la fonte in italiano, in modo che gli utenti abbiano questo link di approfondimento. Ricarico la pagina, vediamo come appare il tutto. Ok, abbiamo archeologo, abbiamo... Questo lo possiamo alzare, vedete?
io adesso lo riordino, lo metto in cima perché è un'informazione migliore, non è fondamentale, però è una cosa carina, e poi copio il riferimento che avevo aggiunto solo su una dichiarazione anche sulle altre, quindi Napoli, riferimento, data di nascita, riferimento, archeologo, riferimento. Ottimo. A questo punto aggiungo la descrizione in italiano e in inglese, quindi ci metto archeologo italiano, visto che c'è un'omonimia meglio metterci anche le date che non si sa mai, archeologo italiano, Italian Archaeologist, e a questo punto il mio elemento è sostanzialmente completo. Ecco, l'ultima cosa che posso fare concludere magnificamente il lavoro sarebbe aggiungerci un distinto da, e ci metto distinto da rispetto all'altro personaggio, che è il Francesco Fornari imprenditore, questo è l'imprenditore che abbiamo visto prima, in modo da essere sicuri che nessuno li confonda. Quindi ci mettiamo anche il distinto da. E con questo sostanzialmente il lavoro è perfetto. Ok, vedo che c'è una domanda in chat. Sì, allora vediamo un attimo la chat. Cosa dice la chat? Allora, vediamo un attimo. Allora, ci arrivo. Fantastico esempio, grazie. Ok, allora adesso il nostro obiettivo sarebbe che appunto ognuno di voi fosse in grado di fare questo. Io, la mia idea era che adesso un volontario si mette in condivisione schermo e fa questa cosa con un'altra persona, con un altro caso sempre dal nostro catalogo amato di ISV Roma. Chi si vuole prestare come volontario? Non Claudio? Non Stefano? Qualcun altro? Camillo, se vuoi faccio io, però mi devi seguire passo passo perché intanto che tu spiegavi io zampettavo sulle altre pagine. Quindi. Allora, tu sei già co-host, credo, quindi credo che tu possa condividere lo schermo. Parti pure. Ok, allora vai su Action, nomi in altri cataloghi. Ok. Perfetto. Adesso scegli un esempio, io ti direi di scegliere un esempio in cui ci sia una data di nascita o di morte o entrambe, perché è un po' più facile, se no già partiamo male. Ecco, tipo quello lì non sembra male. Ecco, vai sul blu. Barbara, ok, partiamo da Wikidata. O dal, vabbè, tutte e due. Vai sul link blu. Vai sul link. Aspetta che chiudo qualcosa. Allora, questo, eccolo qua. Potenziali elementi da creare. Ok, molto bene. Dunque, vediamo che ce ne sono già. Vedi, rimuovi quel match automatico, che è chiaramente un match automatico errato con una recensione, figurarsi. Vedi, quello lì è una recensione. Ok. Vabbè. Quello lì si può rimuovere. Allora, tre sono sicuri, vedi? Tre hanno la data di nascita 1911, quindi sono sicuri. Sì. Ok, quindi su questi... coincide tra il terzo e l'ultimo e il secondo. Sono due IF che coincidono. Ok, vabbè, qui c'è un ISNI, VIAF, ok, lo stesso, quindi share... Ok, poi questo qui non ha il VIAF, lo andiamo a controllare, questo qua. Vedi che c'è una data 1911, quindi coincide. Andiamo tranquilli, anche questa allora. Controllerei il primo, andrei a controllare il primo. Ok. Però attenta che non devi entrare sì. Sul nome del catalogo, ma sul verde, sulla singola entry. Ok. Scendi giù. Qui non abbiamo le opere, però c'è un via. Guarda, vedi c'è il via. Esatto, quindi è sempre lei. Quindi okay. La diamo per buono. Okay. A questo punto crea. Il Nucat ha un'altra caratteristica carina, cioè notevole. Sempre nel 670
mette la fonte da cui ha ricavato questo nome e quindi corrisponde a un libro. Esattamente, un sì, infatti volevo dire anche quello. Esattamente. Il primo 670 ti dà una pista. Ok, vediamo se la chiamata. Sì, quel titolo lì ti può aiutare. Sì, in ok, sì, certo, però diciamo che avendo già il via... Okay. Ah, certo, allora... non sempre ce l'hai, sì. Ok, l'ha creato. Entriamo nell'elemento. Vedi che ha creato un elemento con cui ha fatto il match di tutte le entità. L'ho creato, ma mi sono persa. Ecco. Dove lo vedo? C'è il link blu. C'è il link blu, vedi? Il link blu è nuovo. Adesso andiamo a sistemarlo. Esattamente. Allora, mancano le etichette. Aspetta, che ho cliccato. Torno indietro. Hai fatto bene. Hai aggiunto l'etichetta in italiano. Ah, ok. Ho fatto. Poi, modifica. Aggiungiamo l'etichetta. Sì, anche in inglese è importante comunque, esatto, perfetto. Salve. Cosa fa questa signora? Voi l'avete capito già? Cerca di pubblicare, pubblica le etichette, scusa, se non le... Ah, sì, giusto. Meglio. Ok. Ok, poi vediamo cosa fa questa signora qui sul VIAF, ad esempio. Sì, vai, proviamo a vedere il VIAF. Mi sa che non ha pubblicato molto, però ciò che ha pubblicato ha avuto effetto. Praticamente c'è un solo libro. Secondo me quell'altro è un errore, il primo secondo me potrebbe essere un errore degli olandesi. Secondo me l'unico libro è quello lì, il ruolo politico della donna nella Repubblica Romana. Ok. Prova a vedere se ci sono informazioni nel GND. Perché tedesco. Il GND, il DNB. Perché essendo tedesca, in generale la cosa migliore è sempre andare nel catalogo dello stato a cui appartiene la persona. Che è uno di questi che avevamo qua? No, no, perché non c'è il mix dal VIAF. Ci arrivi dal VIAF. Ah, ci arriva dal VIAF. Allora, aspetta un attimo, vai più piano. Qual è quello tedesco? Il terzo. Okay. Il terzo dell'altro, sì. Allora, cosa dice? Lebensdate? No, purtroppo non dice nient'altro. Ok. E allora... c'è? Aspetta, questo qui. Quelli lì sono gli altri cataloghi, ma... Sì, mi sa che... No, se non c'è nel GND... No, si rimanda una vicenda. Allora, si può tentare in questo caso la ricerca in Google, come ho fatto io prima. Quindi cercare Barbara... cercare proprio... Barbara Forch, 1911. No, il primo non serve a niente. Tira giù, vediamo cos'altro c'è. No, il primo è inutile. E questa no, però, vero? Non ti piace questo qui, non serve a niente. No, quello non serve a niente, quello lì è un catalogo. Ti dice il libro, alla fine tutti hanno lo stesso libro. Però mi sa che non ricaviamo nulla in questo caso. I tipici autori che hanno pubblicato un solo libro, no, quelli lì sono omonimi. Lascerei così e mi limiterei ad aggiungere gli altri identificativi del VIAF. Ok, allora, come la chiamiamo però questa signora? Le mettiamo una descrizione autonoma? Allora, non so. Tendenzialmente... Sì. Non abbiamo molti elementi effettivamente. No, perché non sappiamo neanche bene di cosa parla questo, il suo libro. Beh, allora, sappiamo il libro è appunto Il ruolo politico della donna nella Repubblica Romana, quindi io tenderei a metterci classicista, onestamente. Sì, io anche. Tipo classicista tedesca. Io di solito, cioè, in questi casi, quando c'è una sola opera, tenderei a ricavare, no, non c'è niente. No, sì, no, bisognerebbe vedere il taglio, diciamo, se è storico-politico, insomma, comunque... Infatti. Il classicista, diciamo, copre un po' tutto. Generico, io sì. Metterei classicista tedesca. La mettiamo anche in inglese? German classicist. Traduzione German va maiuscola. Sì. Sì. Così, va bene. Sì. Salva pure, pubblica. E poi dobbiamo aggiungere gli identificativi del VIAF. C'è già il VIAF, l'ha già aggiunto Mix and Match. Se vedi c'è già. Ok, c'è già. Cioè, ha messo l'ISNI. Sì. Quelli che mancano sono quelli che ti dà da aggiungere sopra.
Sono sì, okay. No, fermati al primo box che vedi un po' più giù. Quando, vai, scendi un po', add more identifiers, là, fermati là. Ah, questo. Ok, metti. Beh, questa mi ha detto di sì. Sì. Coincidono tutti, coincidono sempre sì. Persona. Anche questo, vai, lo prendiamo. Ah, scusa. Ecco, se vuoi puoi verificare. Ok. Però. Vado. Vai. Ok, poi bisogna aggiungere la proprietà sesso-femmina, sì, se vuoi puoi ricaricare, sì. Se vuoi. Poi abbiamo data di nascita, ce l'abbiamo, allora sesso-genere. Sì. Poi ci metterei occupazione classicista e poi mi fermerei lì. Ah, si può mettere la lingua di scrittura tedesco, quello sì, occupazione classicista. Secondo, no. Sì, quello lì. Dovremmo creare il libro e poi mettere autore di. Volendo sì. Un'altra volta. Uno a tempo, volendo sì. E mettici la lingua di scrittura tedesco. Lingua parlata scritta, lingua di scrittura tedesco, sì, sì, sì. Sì, tedesco. Che altro perché siccome il motivo per cui è finita qui dentro è il libro, forse ha più senso in questo caso creare il libro che l'autore. In casi di autori che hanno un solo libro può aver senso. Ok, comunque in questo momento l'elemento direi che è soddisfacente. Giunti a questo punto, di fatto, per mancanza di informazioni, probabilmente era tipo, considerando che è nata nell'11 che il libro del 35, probabile che sia la tesi di laurea che poi non abbia mai pubblicato sì. Nient'altro. Tipici casi. Quindi appunto giunti un'altra, qui. Un altro valore che è facile mettere, per esempio, prenome, no? Barbara, che sicuramente. Sì, volendo scrivere. Non è estremamente utile, però se io rispetto però. Lo faccio, quello si può fare, sì, 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 assolutamente. Infatti, vedi, te lo dà anche come suggerimento. Sì, no. E a questo punto però le metto anche il cognome come cognome, giusto? Dobbiamo vedere se esiste. Sì, se ci sono. Perché deve esistere, se... Ah, giusto. Forse ho trovato sì. Qualche informazione. Questo. Però una pagina primo. Di disambiguo. No, disambiguo no, per carità. Il primo, sì, vai. Potrei aver trovato qualche informazione, vediamo, eh. Se l'ho trovata veramente vi mostro, vi condivido lo schermo. Comunque sì, allo stato attuale l'elemento va molto bene, perfetto. Adesso se mi si carica questo lunghissimo PDF che ho trovato, forse ci sono informazioni. In generale, metto la mia condivisione schermo un attimo, sì. Giusto per mostrare una cosa. Allora. Io ho fatto la ricerca. Aspettate. Ok, perfetto. Allora, io consiglio. Questo è il nome, no? Neo 111. Questa è una ricerca semplice, no? Che è stata quella che abbiamo fatto. Io consiglio fortemente di fare la ricerca con virgolette sul nome e virgolette sull'anno. Questo aumenta di molto la possibilità di trovare qualcosa di decente. E ad esempio mi sono imbattuto, poi ho fatto anche una, ho provato, ecco, se io comunque non ho trovato niente neanche così, questo è molto interessante, cioè questi qua sono tutte robe inutili, tutta roba che non ci serve, però ho provato a fare un'aggiunta magari tipo di una parola chiave che ho inferito dalla pubblicazione, a volte è utile, ho aggiunto filologhi, ecco, lo vedete anche dal mio completamento automatico, e in realtà qualcosina è venuto fuori. Adesso vediamo se questa roba qua, questo qua secondo me potrebbe essere, bibliografia, vedete, adesso lo sto aprendo, potrebbe essere una cosa vagamente utile. Ecco, adesso lo vedete qua che l'ho aperto, adesso ci cerco dentro Barbara, a un certo punto ci arriviamo, e è possibile, ma non ne sono in realtà certo, che sia una cosa utile, magari no, mi sa che in realtà non lo è, però vediamo un po', mi sa che non lo è. No, non lo è. Perfetto, era un tentativo andato a vuoto, no, effettivamente, è un tentativo andato a vuoto. Questo 1911 in realtà è evidentemente la data di un altro libro, quindi no.
Questo dimostra che no, non si può ricavare nulla di più, se non forse avendo il libro in mano, perché probabilmente la data di nascita c'è sul libro, eh. Cioè, se l'unica fonte da cui questa persona è nota è il libro, evidentemente è dal libro che sono tratte le informazioni. E però evidentemente non c'è nulla di più e quindi qui ci si ferma. Niente. Ok, e mi sa che è anche scaduto, sta anche proprio finendo ora il nostro tempo, quindi chiederei a tutti se hanno domande su qualunque aspetto di mix and match. Vabbè, diciamo, la parte di conferma o rimozione dei match è relativamente intuitiva, la parte di creazione degli elementi ci si mette un po' di più, però è una parte molto interessante e avvincente. Se ci sono dubbi di qualunque tipo su quello che abbiamo mostrato, alcuni dei gadget che avete visto usare, che avete visto me usare, ovviamente sono gadget che sono stati attivati secondo le istruzioni date in precedenza, appunto in occasione del famoso incontro su gadget CommonJS, in cui ovviamente era spiegato come attivare ad esempio UsesRef, no UsesRef forse no perché non esisteva ancora, però senza dubbio more identifiers sì, quindi appunto nel caso quello ovviamente è molto importante per facilitare la modifica su Wikidata. Domande di qualunque tipo? Osservazioni? Commenti di Carlo? Beh, io volevo fare i complimenti a Barbara, che è stata bravissima, a Elena, che è stata bravissima a lanciarsi. Stavo guardando se riuscivo a trovare qualcosa anch'io su questa Barbara Post, ma non... Tipici, ma ne ho trovati, se ne trovano molti, ad esempio anche di filologi che hanno solo la tesi, che specie appunto fino alla prima metà del Novecento, quando c'erano queste tesi specie in Germania enormi, che poi fungevano, sono capitate anche a me quando faccio ricerca, insomma, di usare delle tesi di persone che poi non hanno scritto più nient'altro. L'altra cosa che volevo dire è che mi è capitato, e lo segnalo, perché mi è sembrato lì per lì strano, che nel fare il match della mia pagina 9 c'era anche Socrate, e in realtà Socrate nel catalogo svedese era sempre il soggetto. Sì? Non era mai l'autore dei libri, ma era il soggetto. Quindi nel catalogo era finito anche un'intestazione per soggetto, non soltanto l'intestazione per autore. L'ho notato da punto di vista di Wikidata non cambia nulla, perché in Wikidata Socrate è sempre solo uno, è la relazione che definisce qual è la sua funzione, cioè se è un P50 esatto, vuol dire che è l'autore, altrimenti è l'argomento, e quindi l'identificazione si poteva fare. Volevo segnalare questa cosa che, diciamo, dal punto di vista bibliotecario è strana, ma è corretta, insomma, dal punto di vista di Wikidata. Mm-hmm. No, il match è assolutamente corretto e fa brodo, quindi perfetto. Non so se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa. Sono... Noi invitiamo. Mi sembra molto bene, è stato tutto chiaro. Ho capito perfino io, quindi penso che sia la prova provata che è andato tutto bene. Credo che abbiamo incrementato di un centinaio i match del nostro catalogo che abbiamo usato, non male. Quindi perlomeno di alcune decine. Sì, sì. Okay. Allora, abbiamo dato un aiutone a Astrid, glielo dirò. Poi vedrà. Forse aggiungerei una cosa, sì. Camillo. Su, vai, vai. Quando abbiamo presentato l'attività, abbiamo detto che Mix and Match è poi lo strumento per fare il match dei propri cataloghi, no? Sì, abbiamo anche di quelli altrui. Esatto, abbiamo lavorato su cataloghi altrui. Forse una domanda... Che si potrebbe fare da parte di chi è arrivato oggi, ma se io volessi fare il mix and match del mio catalogo? Come esatto, sì, questo infatti mi stavo dimenticando di dirlo, ma lo diciamo brevemente, mostriamo un attimo la condivisione schermo. Allora, fare un catalogo di mix and match onestamente è un'operazione non facile, per la quale la cosa più importante è avere a disposizione una persona che lo sappia fare bene come Stefano qui presente. Comunque ci sono due modi nel caso uno si voglia cimentare. Il primo è, diciamo, sono entrambi i modi potenzialmente fai da te, cioè o usare lo scraper interno di Mix and Match, che permette di fare lo scrape in teoria di qualunque sito,
e ci sono molti utenti che lo usano, i cataloghi non vengono neanche male, quindi qua vedete ci sono i livelli. Non lo sto a spiegare perché anche io stesso l'ho usato una sola volta e non mi è venuto benissimo, però appunto comunque c'è uno scraper interno a Mix & Match che vi permette di tirar fuori le informazioni da un qualunque sito, biblioteca, enciclopedia o quello che è. L'altra possibilità è prepararvi il catalogo già pronto, in un foglio di calcolo, quindi Excel sostanzialmente, e importare il file. Vedete, con quest'altro link c'è l'importazione del file, che deve essere un CSV o un TSV, e poi appunto importare il file e belle finita. Preparare il file o fare lo scrape sono entrambe cose non facili, quindi la cosa più semplice è chiedere a Stefano di farvi il lavoro o facendogli fare lo scrape o passandogli i dati da cui poi Stefano ricava il file da importare. Quindi tendenzialmente io lo direi così, in due parole. Anche se Stefano comunque si è portato avanti col lavoro, perché ha realizzato un video anche su questo. Questo è vero, esattamente. Abbiamo un video su questo. Sì, il video riguarda come caricare il file CSV una volta che è pronto. Il punto è preparare il file CSV. Sì, infatti, preparare il file CSV, effettivamente con lo scarico, come diceva adesso Camillo, con lo scarico dei propri dati, in genere quelli di autorità, o perlomeno un elenco che abbia l'identificatore, il nome come minimo, è il punto di partenza, senza dubbio. Poi che possa avere tante altre cose dentro, ma almeno l'identificatore e il nome. Dopodiché certo, tiriamo fuori quello, si preparano il file a colonna che serve a Mix & Match e dopo si carica dentro Mix & Match. Sì, Camillo, la maggior parte delle persone che lavora in biblioteca ha la possibilità in genere di farsi lo scarico dei propri dati. Esattamente, sì. Una delle difficoltà principali che ci sono, che è quella di fare lo scrape, in realtà per loro non c'è, ecco, perché esatto. Sì, sì, il punto è fare lo scarico e farlo a Stefano. Esatto. Dei record di autorità. E magari solo relativi ai nomi, perché se si deve fare un filtro che ripulisca, che so, dai nomi titolo, che ripulisca anche qualsiasi altro, anche i soggetti, eccetera, meglio non doverlo fare, perché può essere che portiamo dentro cose che no, poi bisogna toglierli come match, no? Si formano come match, ma poi bisogna toglierli. Comunque, poi si dà un'occhiata e si capisce se l'estrazione è buona o va rifatta, e si calibrano meglio le cose col tempo, con più tentativi. Quindi aspettiamo anche i vostri cataloghi. Adesso arriveranno tutti quanti. Bene, bene. Se non ci sono domande, è stato tutto chiaro, non so. Diamo ancora qualche secondo nel caso qualcuno voglia. Ma siete timidi, se avete domande fatele, è il momento giusto. Sì, sì, infatti. Approfittate. Bene. No, io non ho capito il visual tool, dove l'hai preso, come si usa. Ah, il visual tool, accedere al visual tool si accede sempre da un catalogo, nelle azioni, quel menu sulla sinistra. Se riesco a condividere lo schermo, provo a farti vedere. Ok, condividi schermo, questo. Ok, sempre da azioni, sostanzialmente. Aspetta che so io che non vedo, perché ho i controlli davanti. Ok, da azioni, strumento visuale. Allora, dicevo all'inizio, non funziona con tutti i cataloghi. Questo è un caso, vedi? Cioè mi dà un errore sulla pagina del catalogo, diciamo, che viene confrontato con Wikidata. Però posso sfruttare delle informazioni tipo quelle che vedo qua, cioè la data di nascita, no? Una cosa utile da fare è mettere questo flag, perché mi carica sostanzialmente quelli che sono i probabili match, i possibili match, e non anche nessun risultato. Quindi, andando avanti, per esempio 1870, 1870, 1961, quindi questo potrebbe essere
potrebbe essere un... è quasi certo, eh. Sì, sì. Anche il nome non è che sia comune, io darei per sì, certo, infatti, onestamente. Penso pure io. Per cui vado a fare il match. Se... Ok, se ci hai fatto caso, c'è un altro tasto che è questo, che serve per creare un nuovo item. Ovviamente anche questo va usato con, sempre partendo da mix and match, ovviamente anche questo, come diceva Camillo, va usato con molta, molta cautela per evitare di creare... Creare gli elementi è estremamente utile e giusto, però appunto meglio creare un elemento non da un singolo ID, ma da più ID, come mix and match permette di fare. Sicuramente, non c'è dubbio. Insomma, questo, il Visual Tool, diciamo, è una... è uno strumento che, quando funziona, la possibilità di comparare i due cataloghi è estremamente, come dire, semplifica un po' il lavoro, perché ti mette a confronto. Per esempio, io l'ho trovato molto utile proprio per le riviste, proprio perché mi consentiva di avere alcune informazioni, come ad esempio gli SSN, praticamente una vicino all'altra, per cui andavo a matchare molto, molto facilmente. Quindi in questo caso è utile, e poi anche appunto un modo per rendere il lavoro un po' più, diciamo, più semplice. Ovviamente non con tutti i cataloghi, perché c'ha questo limite. Ci sono anche altri modi, diciamo, per poter utilizzare Mix and Match in maniera un po' più come gioco. Diciamo, in realtà appunto Mix and Match nasce un po' come un tool per rendere tutto il lavoro un po' meno pesante, più facile anche visivamente. Esiste infatti anche la versione, diciamo, mobile di Mix and Match, che sinceramente appunto è talmente semplice da utilizzare, che veramente si usa anche sulla spiaggia quando non c'è niente da fare, insomma. quindi grazie, questo. Prego. Sto tentando di rimettere questi cosi. Altre domande? Allora, forse possiamo chiudere. Vedete che tanto i cataloghi sono inesauribili, quindi su qualunque catalogo vogliate esercitarci, c'è sapere.it, ci sono enciclopedie straniere, dizionari biografici stranieri. Se volete esercitarvi con un'altra lingua, è bellissimo. Esercitarvi con un'altra lingua. Quindi, insomma, ecco, si possono fare tante cose. Esplorate. Divertitevi e ci vediamo ai prossimi incontri. Mi si è bloccato il microfono, Camillo. Sì, non avevo altro da dire. Okay. Comunque, questo è sapere.it di cui si parlava. Bene, buona serata a tutti allora. Ottimo, molto bene.